Ciao a tutti, benvenuti, benvenuti a tutti, benvenuti a tutti, benvenuti a tutti. Oggi veramente è uscito, ce l'abbiamo fatta dopo tante peripezie, sono anche riuscito insomma a fare una buona registrazione, diciamo, quindi sono abbastanza fiero. Ovviamente inizio a registrare, il mio cane vuole uscire, quindi iniziamo il tutto con chiudere la porta. Allora, riprendo un attimino il sondaggio che avevamo fatto oggi sulla sezione della community, perché era uscito come vincitore Legion of Chaos, solo che ci sto facendo già ovviamente gli episodi. Il secondo classificato era Katai, Gran Katai, quindi a questo punto quasi quasi direi di andarlo a provare. Anche perché insomma io non ho ancora provato nulla di tutto ciò. E infatti vorrei anche cambiare il titolo della live. Vorrei anche cambiare il titolo della live. A questo punto lo andrei proprio a chiamare Gran Katai. Una nuova avventura. Hashtag, no, diciamo hashtag, dove cavolo sta? Hashtag 1. Ciao Alessandro, buonasera. Salva, vai. Gran Katai. Allora, io partirei subito. Tanto andiamo a iniziare una nuova campagna. E allora, se non avete mai visto l'inizio di una campagna, non avete ancora, insomma, visto il video che ho pubblicato, ci sono 8 fazioni. In queste 8 fazioni, ovviamente, possiamo poi selezionare differenti lord, qualora ce ne fossero. Ci sono Keyslave, che è praticamente una fazione abbastanza nordica. Ciao, benvenuto, benvenuto, buonasera. Demoni del Caos e quelli che sto giocando. Gran Katai, che ci sono due lord, Ying e lo Yang. Regni degli Ogre con un lord solo. Khorne con il loro lord. Nargol, insomma, Tzeentch e Slaanesh, ognuno con un singolo lord. Quindi sono molto particolari, a me piacciono un sacco. Ho letto commenti molto negativi dove dicono: ah, so poche unità. Ma ne vale la pena, so figo. Cioè, so figo. So figa, insomma, l'unità. Allora, abbiamo Miao Yang. No, Miao Ying, scusate, il dio della tempesta. Le province settentrionali. Miao Ying, il drago della tempesta, regna sul Katai settentrionale e comanda gli eserciti del grande bastione. Fredda e distante, governa sulle province settentrionali da secoli e le difende con la forza delle armi e delle meravigliose macchine da guerra. Il grande bastione è lo scudo che protegge il Katai da poteri perniciosi del nord. E finché si reggerà alto, il Katai potrà prosperare. Effetti della fazione: corruzione, disciplina e munizioni. Va bene, quindi questa spara. E lui? Oddio, non mi piace proprio. È la prima volta che vedo questo gioco. È uscito oggi alle 9 di mattina. Quindi ecco perché è la prima volta che lo vedi. Allora, io non andrei con Xiao Ming, onestamente, il drago di ferro. Preferisco più il drago della tempesta. Personalmente mi piace molto di più. Sì, andiamo con lei, andiamo con lei. Sono molto curioso. Era, diciamo, già tra una delle nazioni che volevo provare. È tanta roba. Però, guarda, devi avere un buon PC per giocarci. Io considero che con le prestazioni che ho, ecco, adesso sto streamando e sto facendo 40 FPS e sto giocando a un K di risoluzione anziché 2 e circa quasi tutto a medio. Però c'ha anche dei problemi di impostazioni proprio di gioco, cioè tanta gente si lamenta che c'ha dei PC molto performanti e si lamenta che non riesce a giocare bene, quindi secondo me dovrebbe uscire una patchina a breve che sistema un po' la faccenda. Allora, questa è la storia. Lo spirito dell'orso, il grande Katai, un vasto impero orientale governato da potenti creature, draghi che possono prendere sembianze umane. Bella che è. Stai sbagliando di grosso. Non abbiamo alcun interesse nel potere di un misero dio. Nessun interesse nel potere da usare contro le forze del caos. Io sono Miao Yang. No, Ying, il drago della tempesta. Sono più anziano degli dei stessi. E tu sei qui per uno scopo più grande. Questa mappa mostra l'energia di ogni cosa. Dovrebbe esserci armonia, ma il mondo non è in equilibrio. Mia sorella minore, Shenzhou, portatrice di luce e speranza.
Si è avventurata oltre le montagne della Norska, ma è scomparsa. Quindi si è persa la sua... Senza di lei, senza la sua luce, l'oscurità prevale e la nostra famiglia non ha pace. Sebbene mi dispiaccia per la perdita, il tomo del destino non suggerisce alcun indizio sulla posizione di vostra sorella. Urson lo sa, lui ha assistito al suo destino. Allora perché non lo rivela, Drago di Ferro? Non c'è fiducia tra draghi e dei. Se salviamo Urson, egli ci dirà dove trovare Shenzhou. Lasciate che vi serva, potenti draghi. Posso raggiungere Urson o guidarvi da lui prima che sia troppo tardi. In cambio di una goccia del suo sangue. Vabbè, questo comunque gira gira vuole il sangue del suo tizio. Il tuo destino è di guidarci. Ok. Gli eserciti del Kadai devono superare il Maelstrom e marciare nel caos. Bello, mi trovo di fare la prima battaglia. L'equilibrio del mondo sarà ripristinato quando Shenzhou tornerà da voi. Ok. Mi fa giocare? Paradisi. Il nostro obiettivo è chiaro, per ritrovare la sorella perduta dobbiamo ascoltare la testimonianza del Dio Orso prima che ascenda al mito. Sono la guardiana consacrata del grande bastione, ogni breccia mi disonora, quindi prova il tuo valore, mortale. Ok. Sì, grande matriarca. Perché questo parla in italiano, no? Le forze di Tsinch sciamano dalle rovine della Porta dei Serpenti, prendendo possesso del cimitero di terracotta. Beh, facciamo parlare a lui, no? Il bastione permane sotto la minaccia delle forze del manipolatore, o Cianci. Se vi state chiedendo perché va a scatti? Va a scatti pure a me, nonostante faccia 40 fps. Nonostante gli assalti, questo però, Warhammer ce l'ha sempre avuto. Puoi ancora contare su difensori da sempre leali alla tua stirpe. Appoggiali. E saranno lieti di entrare in confederazione con un drago. Ah, ok, quindi in confederazione vuol dire che mi prendo anche le loro truppe. Perché oltre la muraglia la minaccia è più forte. L'assedio eterno prosegue, poiché i poteri oscuri non sono mai sazi. Ok. Ecco colui che ha orchestrato tutto. Cairo stessi fatti. Affronta questo oracolo demoniaco. Questi sono Tsinch, che sono gli... Praticamente, vabbè, faccio finire di parlare, poi vi spiego un po' di lore. Bella la mappa, mazza che figata. Fatta proprio bene. Le miniere di Nanyang si ribellano. Punisci i dissidenti. Vabbè, senti, hai anche rotto un po' le palle, eh? Allora, vi dicevo, Tsinch praticamente era una divinità del caos che è basata molto sulla magia, ma che, diciamo, orchestra i grandi piani di Tsinch, no? Quelli che praticamente orchestrano poi tutte le manovre che avvengono all'interno del mondo, sia quello mortale che quello immortale. Piani che durano anni e secoli, quindi insomma questa manovra era preparata da molto tempo. Allora, serie di gioco, le province settentrionali, armonia. Nel Katai ogni aspetto dello sviluppo è collegato allo Yin e allo Yang. In base all'equilibrio di questi due elementi si ottengono bonus o si ricevono delle penalità. Bussola di Wuxing. Xing dovrebbe essere? Xin? La bussola di Wuxing influenza il flusso dei venti della magia, che sarebbe praticamente la riserva magica che abbiamo. Nelle terre del Katai, i sovrani dell'impero celeste possono usare il suo potere per migliorare le proprie difese, arricchire le terre e respingere nel deserto la magia negativa. Ok. La fazione del Katai possono inviare carovane commerciali a ovest lungo la pericolosa strada dell'Avorio. Ok, sarà necessario prendere delle decisioni e superare delle sfide per concludere le spedizioni con successo. È bellissimo questo gioco, quanto costa su Steam Epic Games? Allora, lo trovi gratuito se c'hai l'Xbox Pass. E l'Xbox Pass costa 1 euro il primo mese e poi mi pare 13 al mese. Altrimenti lo paghi 60 euro su Steam e mentre su siti di terze parti come Kinguin e quant'altro dovresti pagare 45 se non sbaglio. Sconfigge un esercito di questa fazione, ci dai 1000 di indi e ci dai un astromante. Allora, fatemi vedere un attimino però la città. Allora, ricerca degli edifici, che ci abbiamo? Il nono muro, ok, che ha un potenziamento della nostra città di livello 5.
Poi abbiamo delle risorse che sono gli introiti generati con i forni, campo d'addestramento che mi permette di addestrare un pochino di unità, forze armate di base, questi sono cavalli, lancieri di giada, grandi cavalcalongma, vabbè, questi non giocherò mai. Poi abbiamo fucino, ok, queste sono armi a distanza praticamente. Poi abbiamo truppe avanzate, caserma celeste, e mi dà le guardie del drago celeste, beh, mi sembra giusto. Torre celeste, astromante, bussola e sentinella di terracotta, torre dell'alchimista con alchimista, lanterna volante e giunca volante. Poi abbiamo delle strutture difensive con Ying e Yang, ok. Tocca capire questo Ying e Yang che cosa fanno. E poi abbiamo una serie di infrastrutture. Ying. Ah, ok, una per ogni tipo. Impedisce la costruzione del campo di reclutamento. Ah, ho capito, ho capito. Quindi o facciamo la struttura del reclutamento dello Ying oppure dello Yang. È abbastanza chiaro. Va bene. Ciao, Cree, benvenuto. Bentornato. Allora, come prima struttura. Allora, qui noi addestriamo una fucina. Questa suppongo che la prenderò molto a breve. Anche queste sono abbastanza vicine, quindi in realtà potremmo anche pensare. Devo però prima capire questo Yin e Yang che roba è. Vediamo qui la bussola. La determiniamo da qui? Mentre la magia. No, non era da qua lo Yin e lo Yang. Questa è la strada d'avorio. Ah, ce l'abbiamo qua sopra, armonia. Ok. Personaggi di tecnologia influenzano questo equilibrio. Quando Yin e Yang sono uguali, ah, abbiamo. Ah, attualmente io ho tre Yin, ma non ho Yang. Ok, ho capito. Allora, intanto io direi di fare un primo combattimento. Perché voglio vederla in azione. So che lei diventa un drago, quindi me la voglio giocare. Bella, bella sta fazione. Veramente bello. Voglio però poi capire bene questa cosa dello Yin e dello Yang. Prima di fare delle scelte, allora innanzitutto vediamo che unità abbiamo. Vabbè, abbiamo Miao Yang, Ying, che non abbiamo ancora visto l'abilità, le vediamo dopo. Poi abbiamo una guardia del drago celeste, che dovrebbe essere uno con l'alabarda, quindi non mi fa più vedere niente, mannaggia. Vabbè, le vediamo adesso nel campo di battaglia. Comunque abbiamo poi un lanciere, un cavaliere, un arciere, due arcieri. Ok, va bene. Abbiamo comunque una pool di unità abbastanza varia. Allora, ci abbiamo. Vediamo un pochino. Ok. I guerrieri di Giada. Questi picchiano duro. Che c'avete posizione difensiva, abilità passiva, resistenza alla carica e resistenza alla carica in fase 2. Ok. E tu sei armonia guerresca Yang. Che okay, questi sono contadini. Ok, qui sono balestre, ok, che sono però per lo ya con lo yin, va bene. Arcieri. Popolani a cavallo, va bene. E questa è la giunca volante, sta qua sopra. E no, iniziamo lo schieramento. Allora, dopo diventa un drago, ma come cavolo ci diventi? Trasformazione del drago. Ricarica 2 minuti. Questa forma proviene da attacchi corpo a corpo, disponibile negli incantesimi. Limitata riduzione del bonus armonia. Va bene. Ogni cosa Ying e Yang se esce il rapporto è sbilanciato ed è malus. Ok. Quindi l'obiettivo sarebbe cercare di bilanciarlo. Suppongo. Poi abbiamo sangue della terra e tempesta di ombre. Sangue della terra è sapere della vita e questo sapere dello Yin. Velocità meno 45%. Praticamente se si ferma con l'avversario. Va bene. Allora facciamo una prima linea di. Ah, non abbiamo visto le guardie del drago celeste. Ma sono uomini? Donne, che so. Uomini. Ok. Va bene così. Mettiamo. No, blocco maiuscolo, magari lo togliamo, che non mi serve. Mettiamo loro così. Intanto comunque il combattimento è molto semplice. Mettiamo lei sull'1. Loro qui. Gli archi dietro. Voglio vedere come sparano. Se c'hanno delle abilità particolari, ma non mi sembra. No. Mettiamoli su 3 come al solito. Vediamo lei pure come spara. E un cavallo. Ma tu spari dalla distanza? Bonus carica, forza dell'arma. No.
Ah, questo già spara. Ma spari pure in movimento? Vediamo un po'. No, non mi pare che spari in movimento. Bello, bello. Fatemi sapere se va male lo streaming, ma penso di no comunque. Dovrebbe andare abbastanza bene. Allora, io le la voglio trasformare. Me la voglio godere. È finita. Ma no, è figata. Vabbè. Vai, facciamo una carica generale. Non è neanche a tempo. Ah, e posso disattivare. Quando attivate unità volanti a terra ne rimangono al suolo. Facciamo una carica. Però non posso fare le magie così. Allora, il draghetto che c'ha danni penetranti e danni attacchi magici. Ah, e così torno umano. Ah, però la potevo mettere comunque a terra. Beh, che gli vedi? Che figata. Oh, bada, fermati, fermati, basta, fermo, non spara più tu. Basta, fermo. E voi inseguite questo. Tu vai su di lui. Facciamogli una carica. Vabbè, questa è una battaglia molto semplice, insomma. Era giusto per provare il draghetto. Vai. E lui facciamoli inseguire invece questi. Chiudiamoci sta carica. Bella comunque, l'artiglieria non fa... non fa per niente schifo. Blocchiamo gli archi. Poverino. Mamma mia. Ce ne vuole. Va bene, terminiamo la battaglia. Bello, bello, bello. Devo dire che giocare un drago così al primo turno di gioco non è male. Per chi conosce Warhammer, insomma, saprà che i draghi sono ambiti e si prendono, insomma, parecchio in là. Quindi non è una cosa proprio facilissima da prendere. Però a giocarli al primo turno non è niente male. Ho perso due uomini. Tra l'altro mi sono ammazzati da solo, perché questi non hanno uccisioni, quindi vuol dire che sono le mie frecce che hanno fatto dei danni. Allora, possiamo giustiziare i prigionieri, venerare, quindi integriamo le unità, oppure perdona i prigionieri e diamo 215. Guadagniamo un po' di soldini. Sì, guadagniamo un po' di soldini per ora. Ok, allora. Abbiamo preso un astromonte. Abbiamo guadagnato un amuleto di Giaietto, che ci dà 20% di resistenza agli incantesimi, e dobbiamo integrare il nostro eroe nell'esercito. E dobbiamo reclutare anche due nuove unità. Quindi prendiamo il nostro eroe. Sei un astromante. Con convergenza armonica. Ok, quindi tu hai praticamente il sapere del... questo dovrebbe essere il sapere del vento, se non sbaglio. Oddio, non mi ricordo. Non mi ricordo com'era il sapere questo qua. Astromante, non mi ricordo come si chiama la scuola di magia. Integriamo e mi dà ricognizione, va bene. Allora, noi adesso ci abbiamo due di Yin, perché probabilmente questo è Yang. Suppongo. No, non me lo dici. Perché mo c'ho due? Questa cosa non l'ho capita, perché adesso ho due. Vediamo il suo albero di abilità invece. Abbastanza vasto. Armonia con i venti e disciplina sotto fuoco. Ok. Aura di maestosità, quindi questo è il suo ramo peculiare. Secondo te è difficile da capire il gioco? No, è abbastanza semplice. In generale Total War sono abbastanza facili. Se li vuoi giocare in campagna sono sempliciotti. Se li vuoi giocare in PvP è un tuo discorso. Allora, per logica, per renderli pari io dovrei fare il bianco, quindi lo Yang. Dovrebbe essere Yang, esatto. Quindi facciamo due lance e vediamo che succede. Poi, allora, qui
Io dovrei andare a costruire in realtà qualcosa per la crescita. Mi serve crescita. Crescita più 10 e più 10. Entrate derivanti dagli edifici più 2. Armonia più 1. Ma questi sono uguali. Praticamente non cambia niente. Qua mi dai costo di costruzione e qua mi dai entrate derivanti. Preferisco questa. Tu mi dai uno yin. Quindi dopo dovrei stare in teoria sotto di 1. Vediamo l'albero tecnologico. Non è eccessivamente alto, ma è abbastanza lungo, quindi non è troppo complesso. Armonia, armonia. Munizioni per tutte le unità, disciplina. Facciamo munizioni, mi piace sempre di più giocare l'arco. E carovana da inviare disponibile. Allora, questo pannello mostra le due carovane. Le carovane possono essere inviate sulla strada del Lavorio, partendo dal Katai, per dirigersi verso ovest. Una carovana raggiunge la destinazione riceverà una grossa ricompensa. Ok, ho capito. Poi? Qui sono mostrate le carovane che puoi inviare. Ok, puoi inviare il loro livello e il numero di unità che la proteggeranno. Puoi decidere la quantità del carico che la carovana deve trasportare. A ovest, maggiore il carico, maggiore sarà la ricompensa che riceverai. Tutte le carovane partono da qui. Le linee che partono da questo punto rappresentano i diversi tragitti che una carovana può percorrere. Con il proseguire del gioco verranno mostrati pericoli a di fianco di queste linee. Ok, eccoli infatti, eccoli qua i pericoli. Ora decidi il tragitto che deve percorrere la tua carovana. Puoi modificare la via anche dopo che la carovana è partita, così possa reagire al meglio ai pericoli lungo la via. Va bene. Snodo di destinazione. Questo è uno snodo di destinazione. Se ha la tua carovana da raggiungere, riceverà la ricompensa. Ok. Invia. Chiaro. Quindi, mantiamo questo snodo come mi ha suggerito lui. Dai, mettiamo 1000. Inviamola. Vediamo che succede con questa carovana. E direi che abbiamo fatto tutto, quindi possiamo passare. Dopo ci prendiamo le miniere di Nanyang. Questo piacerebbe alla ragazza mia, che lei sta infestata con l'Asia. Allora, abbiamo reclutato 2 nuove unità, quindi ci danno 1000 di soldini che ci piacciono, vanno tutti qua sopra. Occupa e conquista questo insediamento, vabbè, è scontato, era abbastanza normale che avrei ricevuto questa missione. Ora sto infatti a 2, perché ho personaggi 2. Ah no, l'armonia di loro non va bene, non è importante, però quella dei personaggi sì. Quindi non è importante quello che vado ad addestrare qui per il discorso dell'armonia. Vabbè. Penso che sia una battaglia piuttosto semplice. Vittoria di misura, quindi andiamo con risoluzione automatica. Tanto abbiamo perso solo qualche uomo, ma nulla di più. Allora, possiamo occupare. Occupare e saccheggiare, che ci dà un po' più di soldini, ma perdiamo dell'ordine pubblico. Saccheggiare o radere al suolo. Io andrei a occupare, visto che dovevo unificare la mia provincia. Ok, abbiamo guadagnato anche una pozione. E dobbiamo conquistare la strada di polvere da sparo. Quindi devo praticamente unificare questa provincia, prendendo anche questa terza regione che è Nanli. Ok, ora se potenzio questo. Io quanto sto ora? 3. Ah, mi manca lo Yang. E così andrei a 4, quindi non lo sto bilanciando, ho capito. Va bene. Allora, fatemi vedere, c'ho 3 lance, 2 archi. Sto ragazzaccio che fa? C'ha un archibugio, fai un sacco di danni penetranti. C'è d'armatura, questi sono Beastmen, l'armatura non è loro forte. Non so l'armatura invece loro se è alta, 80 d'armatura, l'armatura è questa qui. Quindi i danni penetranti sono molto più forti contro le armature. Salutiamo insomma il nostro bot russo che ogni tanto ci viene a salutare. Loro armatura ci hanno 15. Beh, l'armatura è un po' e un po'. Ce l'hanno e non ce l'hanno. No, preferisco andare per ora con gli archi. Un paio di archi mi potrebbero servire. Comunque la prima linea è abbastanza solida. Abbiamo un punto abilità. Io mi prendo sempre tracciatore, che ci dà un movimento sulla campagna del 5% in più. Tra l'altro l'hanno depotenziato, perché nel 2 era il 10%, quindi un pochino più basso. Abbiamo anche un altro punto, va bene. Possiamo buttarla sulla magia. Ma possiamo buttarla sulla magia, perché tanto corpo a corpo, giusto se giochiamo il drago.
possiamo prendere la presenza ispiratrice. Ah, presenza guadagnata dall'unità per turno, esercito del Lord. Questa non è male. Praticamente, no, prendiamo sangue della terra. Potenziamo il sangue della terra. E poi abbiamo anche lui che ha guadagnato dei punti. Convergenza armonica, di fondi controllo, ruba tecnologia. Ma ricognizione, così guadagniamo qualche oggettino. Poi ci prendiamo la nostra città. Vorrei farlo questo potenziamento. Crescita più 2. Sì, facciamolo. Pure che vado sotto, vado a 4. Per ora non è un problema. Vai, passiamo il turno. Ma ditemi, visto che siamo in 17, si vede bene lo streaming, raga? Mi scatta qualche cosa? È fluido? Dovrebbe essere. Ho fatto un test prima, ma andrà abbastanza fluido. Ogni tanto dovrebbe tirare una scattata, ma è proprio il gioco. Allora, qualcuno stava seguendo la carovana oddio, non so leggere. Bracconandola. Ok, dopo aver assunto una posizione difensiva ed aver sguinato le armi, i potenziali nemici sono rivelati essere alleati. Ok, quindi possiamo prendere o dei popolani, degli arcieri oppure dei guerrieri di Giada. Tre archi. Ma io prenderei tre archi. Cioè abbiamo un sacco di roba corpo a corpo. Abbiamo 4, 5, 6. Prendiamo tre archi. Ok. Va benissimo, ok, perfetto, grazie. Conquista occupa questo insediamento. Quale? La porta dei serpenti. Che succede qua? Tra 6 turni. Ah, la corruzione di Zinch, va bene. Dobbiamo distruggere questa fazione. Chi è Zinch? Non so, ma prima voglio prendermi questa. Allora, qua ci abbiamo degli uomini bestia che non mi piacciono. Ma se è grande il movimento che ci abbiamo comunque. Come mai è così grosso? A parte, sì, ovvero che ho fatto tracciatore, ma mi sembra molto grosso. Ok, grazie ragazzi, grazie. Prendiamoci questo insediamento, così unifichiamo la provincia. Vittoria pirrica, perdite alto. No, ce la giochiamo. Allora, questa ve la faccio vedere, perché gli assedi sono carini. Tra l'altro sto con delle unità un po' così. Circondiamo, vediamo se mi attacca lui. Magari potrebbe essere un po' più facile. E passiamo il turno. Se non mi attacca lui, attacco io. Avrei dovuto aspettare un altro turno in realtà per far riprendere un po' le mie truppe, però poco male. Ok, non mi attacchi. Allora, abbiamo guadagnato una goncina su questa bustola. Forza determinata da riserva di energia. Scorte difensive e velocità di reintegro. Ah, possiamo scegliere dove farla puntare. Ok, per ora non la voglio far puntare. Ah no, devo cambiarla per forza. E recluta 20 nuove unità. Ok. Farei questa. Entrare derivanti dagli edifici. Ah, cavolo, c'era pure il bonus sotto, non l'avevo visto. Va bene. Allora, scusa, ho premuto X. Adesso abbiamo vittoria di misura. Si capisce perché. Facciamo risoluzione automatica, allora. Abbiamo perso un po' di uomini, ma adesso li riprendiamo. 100 truppe, ok, va bene. 1500 di tesoreria e 2600 punti esperienza. E abbiamo guadagnato una pergamena. Occupiamo come al solito. Incantesimo infuso, esplosione. Provincia messa a sicuro, la strada della polvere da sparo. Quindi abbiamo completato anche la missione, quindi ci danno 500 di tesoreria e le scaglie luccicanti, che è un'armatura. Adesso ce la andiamo ad equipaggiare. Ripristina l'equilibrio dell'armonia. La passione del Katai. Ah, dobbiamo praticamente essere pari. Siamo a 4 adesso, quindi dobbiamo andare a a 0 praticamente. Ah, ho capito, eccoli malus. Ok, ok, ho capito, ho capito. Allora, potenziamo. Potere di login, armatura meno 15, velocità meno 10%, maledizioni ad area. Si innesca quando lanciamo un incantesimo, oppure fonte di vita. C'ho 2 punti.
Durata effetto estesa. Allora, innanzitutto estendiamo la durata di questo potenziamento. Quindi rendiamolo più forte. E poi ci prendiamo fonte di vita. Si innesca quando lanciamo un incantesimo, ripristina i punti salute dei combattenti. Quindi lei praticamente la possiamo mandare allo sbaraglio senza problemi. Ma io poi c'ho un altro ragazzo. Ah, è la carovana questa, ok. E adesso lui mettiamo convergenza armonica, che ci va a dare un bonus sull'armatura. E... Ah, difesa corpo a corpo e attacco corpo a corpo. Quindi diciamo che andiamo a buffare poi il drago. Allora, qui abbiamo un altro edificio che è il mercato delle spezie. Anche lui è in, quindi lo andiamo a cambiare, lo demoliamo. Non c'era il tastino per cambiarlo proprio? No, non c'è. Vabbè, lo andiamo a cambiare, potenziamo questo edificio e possiamo fare un editto. Controllo più 4, possibilità di diffusione della peste meno 40%. Velocità di ricerca più 7%. Capacità di movimento meno 20% per i nemici. Corruzione meno 5. Corpo a corpo più 5 per i nostri eserciti. Questo è buono in difesa. Reclutamento meno 5% del costo e più 1 di capacità locale. Entrate derivanti dal commercio più 5%. No, io andrei con un po' di controllo per ora. Che siamo negativo, quindi vorrei andare in positivo. E passiamo. Avevi mai giocato a Warhammer 2 o 1? Sì, avevo giocato tantissimo all'1 e al 2. Considera che nel 2, nel PvP ero top 100. Si parla di qualche annetto fa. Ero top 100 in tutto il mondo, quindi è un titolo che conosco molto bene. Ah, adesso loro vogliono combattere contro di me. C'è un fedore nell'area. Gli dobbiamo dare una mia unità o prendiamo... No, combattiamo. Vittoria decisiva. No, ma che gli do da mangiare la mia unità? Ma anche no. Facciamo risoluzione automatica. Che cavolo. E adesso ci andiamo però a riprendere l'unità da reintegrare perché questa carovana deve arrivare a destinazione. Quindi prendiamoci un 4% in più di popolazione. Di. Come si chiamano? Di. Ah! Di truppe reintegrate. Allora, adesso abbiamo una tecnologia aumentata. Quindi qua starò adesso a 4. Ah, ok. Devo avere un personaggio che mi dà 0. Un edificio che mi dà 1. E una tecnologia che mi dà 1. Va bene. Quindi dobbiamo andare qua sopra. Perché mi serve lo Yang. Difficile sta cosa. Però allo stesso tempo è molto carina. Quanti siete voi? Voi siete proprio gli ultimi degli ultimi. E reclutiamo qualche unità. Mi prendo un arco e una spada. A lui gli possiamo mettere stratega. Mettiamo gli stratega che mi dà capacità di ricarica e difesa corpo a corpo. Quindi è un bel potenziamento. E poi possiamo fare un potenziamento di qua. Quindi io andrei con a questo punto lo Yang. Con altra crescita. Sì, altra crescita. Vai. Vabbè, lui mi attacca per un tentativo disperato, ma... Ah, non abbiamo poi equipaggiato le armi, le equipaggiamo col turno che viene. Avrò anche preso un achievement, vabbè. Azione distrutta, armatura. Salve, che mi sono perso? Ciao, gladiatore, abbiamo iniziato una partita su Warhammer 3 con il Katai. Ah, la carovana guidata da questo giovanotto è arrivato. Quindi un carico di 1000 è stato venduto per 3300. Questa carovana riprenderà il viaggio verso la capitale. Attualmente la domanda di merci a Prodo è calmata, ma aumenterà costantemente nel tempo. Ah, lui mi riporta anche un oggetto unico, un teschio di birme del ghiaccio. Vabbè, allora, vieni qua, giovanotta. È arrivato il momento di equipaggiarci. Ma cambierà esteticamente, secondo voi? Non mi pare. Mazza che brutto. Perché non si vede così male? Che non c'ho il tessuto attivo? Fatemi vedere. Postazioni. Avanzate. Simulazione dei tessuti. Dai, sì, mettiamolo, cavolo. Non si può vedere, cioè.
No, fa schifo uguale, non si capisce. Boh, vabbè, era un po' più carino, sono sincero, il personaggio che c'avevo sull'altra partita. Allora, pozione della temerarietà la mettiamo. Ma io li metterei anche questo. Resistenza alle armi da tiro, schieramento in avanguardia. Bah. Meglio lei. Ci abbiamo logoramento, lo mettiamo. Però tu mi fai le carovane. No, lasciamolo così, dai. Lasciamolo così. Possiamo fare un nuovo upgrade, lo facciamo così ci sblocca un altro slot anche qui. E spostiamoci alle miniere e poi facciamo la battaglia contro Tzeentch. Solo che questi sparano. Quindi forse avere delle unità con lo scudo potrebbe aiutarmi un po' di più. Ma anche loro potremmo fare. Non credo che abbiano grossi punti sull'armatura. Sono molto bassi. Debole contro unità con armatura, infatti. Quindi ci conviene tirar su armatura. Perché le loro unità sono deboli contro le mie. Lion, se uscire. Non so quando te lo vuoi, lo giocherai. È uscito oggi, quindi lo sto giocando. E mettiamo assalto ispirato. Questo è Warhammer 3. Sì, facciamo assalto ispirato, dai. Dove stai esattamente? Fammi vedere. Voglio vedere tu dove sei. No, ok, tu sei qua. Ah, non me lo fai prendere perché è una. Ok, perché è una carovana, ho capito. Eccola, infatti lui fa parte della carovana, quindi ora sta tornando indietro. Va bene. Fine turno. Qian Hu, che cosa vuoi? Accordo commerciale e dubbio di pagamento. Ancora non sono riuscito a migliorarsi accordi commerciali. 72 monete di accordi commerciali sono ridicoli. Grande Bastione minaccia in aumento. Il livello di minaccia del Grande Bastione è aumentato. Il caos si sta radunando presso il cancello. L'attacco è imminente. Ah, Rom 3, scusami. Rom 3. Sì, certo, lo giocherò. Se uscirà, assolutamente sì. Costruisci tre edifici che contribuiscono all'armonia. Ok, ma l'armonia l'abbiamo quasi bilanciata. Ci manca una tecnologia e dei personaggi. Ok, lui scappa. Abbiamo una vittoria molto semplice. Dio, vittoria decisiva. Andiamo in automatica, dai. Prendiamoci l'unità da reintegrare. Capacità di movimento durante la campagna più 7%. Fondi per la seduzione di unità, vabbè, ci facciamo poco. E corruzione. Costi dei venti della magia. E ok. Allora, potremmo anche tentare un attacco al cimitero di terracotta. Però vorrei invece tornare qui. Mettermi in modalità accampamento. E fare l'ultima reclutata che ho da fare. Prendiamo due di loro, va un po' di polvere da sparo aggiuntiva, fa sempre bene. Allora, potenziamo lei e gli andiamo a mettere. Gli andiamo a mettere. Respingi i proiettili. Respingi i proiettili verso l'unità che fa fuoco. Non la conosco questa magia, proviamola. Qual è lo stato più difficile di Warhammer? Bella domanda, non lo so ancora. Provato due nazioni per ora. Ho provato loro e il. Prendiamo anche questa, va, il potere delle linee che ci dava un piccolo malus ai nostri avversari. E le legioni del caos. Quindi ancora non te lo so dire. Prendiamo il potenziamento su convergenza armonica. Allora, possiamo potenziare questa struttura per prendere i guerrieri di Giada Balestrieri. Lo facciamo.
Continuiamo con lui. Così bilanciamo tutta la situazione. Vai. Dovresti prendere e riparare il cancello. Ok. Accordo commerciale e un pagamento. Vabbè, te lo do giusto perché sei mio amico. Allora attacchiamo questa e poi vado a prendere questa porta, dici? La porta dei serpenti, no? Costruisci degli edifici che combinano l'armonia, va bene. Abilità frammento di fauci. Bestia degli incantesimi per 40%. Ok, quindi non mi dà il malus quando combatto. Dovevo prendere il cancello. Allora, prima mi tolgo questo e poi prendo il cancello. Vittoria pirrica. Vittoria pirrica. Questa ce la giochiamo. Lion, prima conquisti e ripari il cancello meglio, perché sennò rischi che arriveranno troppe armate nemiche. Troppo tardi, raga. Comunque, ok, va bene. Volevo fare un assedio, in realtà. Volevo farvi vedere com'era. Allora, loro che c'hanno? Vabbè, un po' di orrori. Orrorini piccolini. E le furie che le teniamo a bada con gli archi. Va bene. Le unità più grandi, tanto ci abbiamo loro e ci abbiamo un drago. Quindi, insomma. Siamo un po'... un po' scarime la situazione. Dodici di venti della magia. C'ho due maghi. Proviamo. 11. Vabbè, ci abbiamo provato. Allora, praticamente, come funziona? Ci sono delle strutture, tipo queste, che danno dei rifornimenti. E queste strutture hanno anche assicurano il controllo di alcune torrette, che a breve compariranno, e delle barricate. Quindi, prendendo il controllo di queste zone, praticamente andremo a prendere il controllo delle strutture poi nemiche. Per vincere dobbiamo o distruggere l'esercito avversario, oppure prendere l'esercito chiave, l'edificio chiave. Le torri sono pericolosissime, da quello che ho visto. Sì, menano parecchio. Sono davvero grosse. Sono pericolosissime. Ma che è tutta sta roba qua per terra? Ah, sono tipo le cose di riso, penso. Le risaie. Credo. Che mi sembra proprio la tipica struttura di una risaia. Allora, tiriamo tutto indietro, che già se no non si capisce assolutamente niente. Poi mettiamo davanti loro. Solo che attaccare da un unico fronte non so quanto possa convenire, perché poi ci incastriamo in questo tunnel. Quindi forse farlo doppio non sarebbe una brutta idea. Quindi 3 di qua e 2 di qua. 2 qua e 1 qua. Poi ci riorganizziamo, Qui la mettiamo al centro, il cavallo pure. Mettiamo uno qui e uno qui. Solo che perdo la combo. Però non mi serve un generale di qua. Ok, allora questo potrebbe essere un esercito comandato da lui. Poi gli archi poi ce li sistemiamo. Mettiamogli come fronte con armi corpo a corpo e dietro le armi da tiro, così loro si sistemano. Poi di qua stessa cosa, tiriamo il drago indietro, raggruppiamo fronte con armi corpo a corpo. Va bene. Ci rimangono fuori quindi i cavalli e la nostra artiglieria. Ok, facciamoli avanzare. Facciamoli intanto bombardare. Mandiamo avanti sti cavalli. Non c'ho danni qui. Beh, il danno c'è. Vediamo sta torre com'è. Ah, è una torre normale. Una torre magica. Orrori blu. Qua ci sono unità volanti o delle furie. Mandiamoli addosso sti cavalli. Tu spara qui.
Ok. Facciamoli entrare. Tanto gli archi iniziano a far danni. E questo è perfetto. Solo che Zinch c'ha praticamente degli scudi. Ok. Tanto i cavalli mi servivano solo per guadagnare tempo. In realtà li potrei anche far recuperare un po' di vita. Voi sparate qui. Ok, già gli abbiamo tolto tutta l'armatura. Non so se è arrivato il momento di trasformarci. Fatemi vedere dall'alto. Quasi quasi mi trasformo. Ok, sì. È arrivato il momento. E fai fuoco qui. Ok, qua siamo entrati. Ricongiungiamoci col resto delle truppe. E diamo un potenziamento ai danni e alle resistenze a questi guerrieri di Giada. Ok. Poi mandiamoli contro di loro. Supportiamola con delle spade. E tu fai fuoco agli errori Blood Cinch qua sopra. Andiamo con i cavalli. E voi passate e andate qua. Ok, mi pare che ci siamo. Ci stiamo. Si ammassano un pochino, però ci dovremo stare. Bah, resistono comunque questi orrorini qua, Anche se gli archi stanno facendo il loro. Ok, quelli sono andati giù. Ok. E però mi serve un'unità qua. E qui. Ok, cerchiamo di mandare delle lance in supporto di questi uomini. E voi fate fuoco sui reietti di Zinch. Tanto possiamo tornare umani quando vogliamo. Quando ci sarà la prossima live di Hearts of Iron 4? Lunedì. Lunedì ci sarà la prossima live. Attaccate questi lori blu in due. E queste spade possono far fuoco qui. E qua ci siamo, sì. Questa l'abbiamo presa. Torna indietro. Voi avvicinatevi qua. E questa giunca volante ci deve dare supporto qua, però. Portiamo dentro i nostri archi. Fai fuoco qui e mandiamo in supporto lance. Da qualche parte c'era il loro leader. Qua stiamo prendendo malissimo. Spostiamola. E questi archi pure. Questi archi come state? In modalità schermaglia, no, via. Fate fuoco sugli orrori. Tu stai perdendo un sacco di punti. Potenzia il drago. Qua abbiamo una funzione che mi dà bonus alla carica. Liberiamo sto fronte. Ok, mi pare che sia andato molto bene. Quando il nuovo episodio di OI4 è l'episodio, intendi la serie? Quella di su... la Grecia? Allora, dobbiamo togliere questa modella schermaglia. Devo disattivarmi, dà proprio fastidio. Allora, intanto abbiamo preso la struttura. Solo che dobbiamo prenderli anche. Questa siamo, mi sta massacrando. Qual è il tuo punto cieco? Ce l'hai, no? Ok, abbiamo preso. Posto. Portiamo lui al supporto. C'è altre unità. Ma dove ce l'hai il tuo lord? Mica l'ho capito.
Cerchiamo di farlo passare da dietro. Ok. E voi fate fuoco di qua. Eccolo. Vai. Sta andando tutto male. Mi conviene... E questi errori mi stanno facendo veramente a pezzi sti reietti qua. Bloccateli con loro. Mi sa che dovremmo giocare solo con lei praticamente. Però se riusciamo a tirare giù il Lord non sarebbe una brutta cosa. Voglio vedere che fa questa abilità, perché non l'ho capito. Danno esplosivo, bombardamento. Ok, quindi andiamo su delle truppe e iniziamo a bombardare. Potremmo pur mandare qui che c'è un sacco di roba. Ok. Ok, ok, stiamo andando, sta andando molto meglio. Cerchiamo di arrivare qui. E tu vai su di lei. Tanto con lei la possiamo far scendere e la possiamo curare comunque, quindi problemi non ce ne sono. Ah, è lentissima questa unità. Comunque queste torri mi stanno massacrando. Stanno davvero massacrando queste torri. Ah, questa è una trappola. Che fa? Velocità, attacco corpo a corpo. Ah, ci abbiamo combattuto sopra. La loghetate così. Se riesco a tirare via sto cavolo di Lord, non sarebbe una brutta cosa. Andiamo un po'. C'ho qualche uomo? Sì, ce l'ho. Allora, facciamo una cosa che non è proprio il massimo, ma lo facciamo. Portiamo l'unità qui. E adesso portiamo anche tutte le truppe. Le portiamo vicine, così le curo. Tu continua a sparare qui. Ok, lui è morto. Diventa umana. E adesso curiamo. Mi hanno ammazzato pure il mago, ma vabbè, quella me la sono giocata malissimo. Ciao Giuseppe, buonasera. Ah, questo è ancora in CD, ok. Grazie a te ho conquistato il mondo di OE4, la classe interi stellari, adesso mi sto facendo venire voglia di rendere il più familiare dal World Warhammer. Grande. Solo che mi sta distruggendo pure questo. Vediamo sta pergamena. Vento ho finito l'unità corpo a corpo, questo è il problema. Cioè, questi hanno sta barriera, le torri mi stanno massacrando. Cioè, mi stanno veramente massacrando queste cose. Tornate indietro. Cioè, mi hanno massacrato, non me l'aspettavo, raga, vi giuro. Non me l'aspettavo proprio. Non è un codice sconto referral da inserire in qualche piattaforma tipo Helm? Sì, c'ho su G2A, mi pare. Ce l'ho su G2A. Se mi fai finire questa battaglia te lo passo. Perché se la perdo sto... Sto massacrando praticamente. Anche se numericamente parlando sono sopra, eh. 77-76. Allora, rifacciamo un boost sulla vita. E ci rispostiamo di qua. Sì, le unità senza... Le unità così sono molto... Sono molto scarsine. Diciamo che col drago dovremo vincere senza grossi problemi, eh. Il problema è che non c'ho più corpo a corpo. Allora, togliamo tutto. Sì, è una battaglia che sto perdendo davvero male. L'ho giocata malissimo.
Devo fare un'altra cura. Quanto mi costa? 4. Ok, ce la dovremo fare. Cadela via. E devo dare un'altra cura qua. E mo può diventare un drago di nuovo. E adesso li chiudiamo col drago e fine. Che voi state scappando malamente. Però qui c'ho altri archi che stanno arrivando. Ok. Andiamo in carica. E poi ci mandiamo tutte queste altre unità. Ok. Infatti questa l'hanno ricostruita, mannaggia. Ma speriamo un po', va. Ok, questi li abbiamo ripresi. Ora ci conviene marciare praticamente nel loro punto. Alla guida del drago. Abbiamo ripreso anche queste. Tanto il loro lord praticamente è finito. Portiamoci anche loro. Questa la voglio togliere da qua però. Questi li mandiamo qui. E andate qui a piedi. Lo so che ci avete da... da fa, però. Ok, mettiamo il lucido a 2. Adesso sti reietti menano un botto. Non me l'aspettavo proprio. Forse abbiamo vinta. Oh, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Oh, termina battaglia. Voglio vedere. Adesso ti passo il codice. Voglio vedere quante. 74, 94, sì, non ho fatto un cazzo, non ho fatto tutti gli altri praticamente. No, mamma mia, come me la sono giocata male, non me l'aspettavo il danno di tutte queste torri. Onestamente sapevo che facevano danno, ma non così tanto. Non così tanto. Vabbè, buono a sapersi che sono così dure. Sicuramente rendono più interessanti i vari assedi. Assolutamente sì, li rendono molto molto più interessanti. E dovrebbe essere questo. Ok, allora questo è il referral per prenderti Total War se lo vuoi. Aspetta, aspetta, aspetta. Vai. Avresti fatto prima a conquistare la Francia con la Germania passando dalla macina online, non dal Belgio con 20 divisioni che a finire questa battaglia. Sì, è stata una battaglia... infinita, non finiva più. Poi non conosco nemmeno bene la fazione, quindi non era proprio... Vabbè, abbiamo perso un valido soldato. Tu sei stato frutto dei miei sbagli, mi dispiace. Tu com'è che ti chiami? Yutang Namen, mi dispiace. Sei stato... sei morto a causa di un errore del tuo generale. E vabbè, l'hai pagato con la vita. Allora, considerando che lei sta tanto in aria, perché la sto giocando molto così, non so se continuare su questo ramo sia interessante. Anche se ricrescita. Ricrescita è bella. Quanto mi serve? 1, 2, 3. No, prendiamoci ricrescita e poi passiamo. Cambiamo ramo. Facciamo da carne in pietra. Questo quanto mi dura? Un minuto. E mi dai resistenza fisica più 60%. Sì, facciamo così. Ma com'è rispetto al 2 su due piedi? Allora, molto più interessante. Gli assedi, come visto, sono decisamente più belli. Questo era un insediamento minore, considera. Quindi, insomma, è più difficile, no? È più bello giocarlo rispetto alla classica battaglia. Tu assedi, ma c'è una battaglia, no? Questo era un po' sbagliato, quindi è bello. E, il sistema di... diciamo, delle fazioni mi sembra molto particolare. Mi sembra molto ben fatto. E, i rami delle abilità sono simili, però mi sembrano più approfonditi su questo aspetto, quindi mi sembra più vasto il ramo dei vari lord.
Mi sembrano obiettivi più, diciamo, differenti rispetto al secondo. Cioè, la campagna del vortice era abbastanza uguale per tutti quanti. Mentre qui ognuno c'ha il suo obiettivo. E questo, secondo me, è molto meglio. Altre cose, guarda, per ora no. Ho notato che ci sono meno unità. Quello sì, quello sfortunatamente sì. Ci sono meno unità, però insomma, non è la fine del mondo. Allora, ma Yin e Yang devono essere uguali ovunque? No, forse no. Forse devono essere uguali ovunque. Questo mi dà un altro più uno? O no? Proviamo a farlo. Allora, adesso quanto sto? Edifici sto a 1. Sì, lo trovo più coinvolgente, esattamente. Allora, l'edificio adesso c'ho Yang. Quindi mi servirebbe uno Ying. Grande, Giuseppe. Secondo me hai fatto un'ottima cosa. E... conosci Legge Italica? Ciao Lorenzo, sì, lo conosco, la conosco. La conosco e ogni tanto li ho anche seguiti. Sì, ti do anche il... l'accetta. Ah, ma uguali per tutti, quindi? Cioè, nel senso, devo avere uguali sugli edifici, personaggi, eventi o tecnologia, o basta che siano 2 e 2? Cioè, che ci siano edifici e personaggi, per esempio, Yang, e eventi e tecnologia, Ying. Grande bastione attaccato. Ah, quello che mi dicevate voi dovrebbe essere. O è questo? No, mi sa che è questo. Io non c'è grande bastione al massimo. L'esercito raggruppato oltre le mura stanno attaccando. Lavoriamo per questo. Però non mi dici quali mi stanno attaccando. Ma tu sei uno solo. Boh, andiamoci a prendere comunque... Cavolo, qua c'ho un turno. Quanto mi serve per andare in modalità accampamento? 50%. 53. Mamma mia, se sono messo male. Sono messo malissimo, non male. E mi è andato giù... facciamo un arciere. Tutto in uno, tutto insieme. No, tutto in uno, tutto insieme. Ok, va bene. Quindi in teoria adesso... No, raga, vi giuro, non ho capito. Queste cose stupide, raga, diventa veramente... Cioè, da 4 neuroni diventa 1. Allora... gli edifici devono essere... mo lo faccio. Allora, quindi gli edifici... sentiamone uno. Solo che non so addestrare truppe. Per fare sta cazzata. Ma non lo devo fare più forza. Gli edifici sono Yang. Quindi mi serve uno di questi. Controllo, velocità e rintrigo delle truppe. Entrata di antidoto al commercio per 2%. Controllo non mi serve. Facciamo questo. Credo uguali per tutti. Allora, quindi adesso le tecnologie sono uguali. Quindi devo fare tecnologia 1 e 1? Che follia è? No, non è possibile. Non è possibile, tecnologia 1 e 1? Ah, follia, ci metti un bot. Personaggi 3. E 3 meno 1. No, eccolo, sì, è in totale, perché è 3 meno 1. È 3 meno 1. Ok, ho capito com'è. Ok, ho capito, raga. Ce l'ho fatta. Quindi adesso, se io vado a prendermi uno Yang, quindi di qua, con assetto di Giada, oppure questo, armonia più uno Yang, crescita più 5. Prendiamo questo. Quindi è la crescita più 5 tra 5, 4 turni. Ok, dovrei sistemarla, dovrei esserci riuscito. Quindi qua possiamo fare... se è lo stesso Yin e Yang è bonus. Sì, ok, ho capito. È stata difficilissima sta cosa. E in teoria dovrei fare questa, però il controllo mi serve a poco. Sugli edifici ci sto.
Ok. Dovrei pareggiarla entro 4 turni, in teoria. Se tutto va bene. Cioè, se ho capito il concetto e non ho interpretato male quello che mi avete detto in chat. Esatto, ok, ho capito. Vabbè, tu stai attaccando, ma sei un merdone. Tutto qua? Cioè, queste sono le forze del caos adesso. Sicuramente dopo saranno più difficili, ma... Prendiamo sta... Porca miseria. Oh, famolo, dai. Mamma mia, che follia che ho fatto. Allora, questo è un cancello, va bene, come i classici cancelli elfici, ma mi dà una guarnigione. Però ci vuole un turno solo per farla. Mamma mia, speriamo di raggiungere un turno. Ho fatto una follia gigante. Oh, potenziamento alla capitale, portiamolo a livello 3. In questo modo guadagniamo oltre introiti, più che altro vado a sbloccarmi un nuovo slot e posso portare su sta roba. Abbiamo un altro potenziamento. Allora, questo è uguale perché comunque mi dà più uno. Quindi portiamo su tutti e due, tanto c'ho un sacco di soldi. Un po' troppi, secondo me. E, crescita più 25. No, io andrei a fare velocità di reintegro delle vittime. A questo momento mi serve. Speriamo bene, raga. Ho fatto una mossa super azzardata che è orribile. Meno male, va. Ok. Esaltante costruire qualcosa dove prima non c'era nulla. Costi di costruzione meno 3%. Entrate derivanti da tutti gli edifici più 3%. Solo queste le forze del male. No, ma infatti tra un po' mi arriverà una batosta. Ne sono sicurissimo. Potenza un edificio dell'insediamento, l'abbiamo fatto. Regolo del seguente eroe. E vabbè. Armatura di mercurio. Ok. Conquista molte province. Così. Queste ne molte. Quante? Boh, quante ne vuoi. Allora, io questo lo farei totalmente difensivo. De sta roba me ne frega niente. Ma tu devi essere impenetrabile. Mantenimento no. Campo visivo no. Scorte difensive e munizioni. Crescita e reintegro delle vittime. Non lo so, ma... Il fatto che ci sia un muro qua mi fa pensare che ci saranno tante di quelle botte su queste mura. Ma per ora andiamo con questa, sempre con velocità di crescita, dai. Miaoi. Ah, questa la posso prendere, però è mia alleata. Confederazione non lo vuoi fare. Ok. Ma il mio... Ah, è lui, ok. Confederazione ne deve fare, quando mai. Vabbè, allora. E mi sembra comunque che la nostra guarnigione abbia fatto il suo adesso. La carovana dove sta? Ah, è vero, ma la posso spostare ora? Però... Lui non la posso reclutare, no? No. E se vado... Di qua. Non amichevole. Ok, mettiamola di là. Mi manca ancora qualche turno. Io aspetterei per ora. Sì, sei in una guarnigione. Ci rimani ancora per un po'. Carovana da inviare disponibile. Ah, ne posso fare un'altra però. Io voglio vedere. La posso potenziare sta carovana? Questo personaggio non può reclutare unità. Destinazione 3.000 3.004. Mandiamola lì. Con... Ah, il massimo è 1.000. Posso reclutare una carovana. Ah, ok, ho capito. Ho capito, no, non voglio reclutare nessuna carovana. Chiudi sta schermata. Vai tu a cannone. Con 1.000 guadagniamo 3.000. Invia. Ok. Va bene. Inizio a capire come funziona questa fazione. Me l'ho scordata da mandare la carovana.
Ogni volta che arriva la posso rimandare. Allora, mio Yang, il drago della tempesta. Il drago della tempesta ottiene il tratto leader altruista oppure tesoreria. No, il leader altruista, assolutamente. Controllo più 3. Imboscata sventata. Vabbè, è il mio. È un mio compagno. Porta dei serpenti. Però questi non sono i miei. Mi sa che stasera mi tocca giocare a Stellari. Sono 112 giga, sì. Se non c'è una buona connessione. Tra l'altro, che PC hai? È buono? Perché sennò potresti avere problemi di gioco, eh. Allora, noi dovevamo fare una serie di missioni. Ce ne abbiamo 5. Regola 21 unità. Ripristina l'equilibrio, lo stiamo facendo. Firma un patto di non aggressione. Oltre che vedere Lion, grande. Ah, me le posso appuntare? Ah, eccole qua, eccole, mazza che cieco. Ok. Allora, potrei anche iniziare a spostarmi. Io che dovevo conquistare delle province. Però tu non vuoi diventare mia, perché? Non sto in guerra con nessuno. Ah, sto in guerra con questi, però. Tu non ci vuoi venire. Allora facciamo così e iniziamo magari a migliorare i rapporti con lei. Proponi questa offerta. Ok, perché non vuoi? Non me lo dici, vero, il perché? No. E va bene, iniziamo a spostarci. Tanto non credo che mi attaccheranno. Non posso rimanere poi tutto il tempo qui alla porta. Mi inizio a spostare. Voi chi siete? Ah, siete sempre voi. Vabbè, però lasciamoli. In nuova benzina super accessoriato. Vabbè, allora vai tranquillo. Io qualche problemino ce l'ho, ma però non è solo il mio computer. Secondo me sono proprio delle impostazioni loro di... che hanno toppato da qualche parte. Perché ci stanno andando a leggere su, su Steam. Ho fatto pure un video. C'è un sacco di gente che ha un PC della Madonna e si lamenta che non riesce a giocare. Non riesce a giocare al massimo a 40 fps. Però comunque penso da un mesetto faccio pure un piccolo upgrade. No, sguagliamo le armi e facciamo un combattimento automatico. Tanto questo lo vinciamo e rientriamo le vittime. Grande bastione, minaccia ridotta. L'attuale invasione è stata sgominata. Il livello di minaccia del grande bastione è diminuito. Ci vorrà un po' di tempo. Abbiamo ricercato una tecnologia. Oh, adesso ce l'abbiamo. Rapporti diplomatici, costi di costruzione, crescita, entrate. Mamma mia, è tantissimo. Sono un sacco di bonus. Sono davvero tanti bonus. Questi quanti io sono? 4. Io li posso prendere, sì, perché è un deserto. Vai. Mi manca un turno. Mi manca un turno, quindi potenziamo questo a livello successivo. Poi possiamo muovere la bussola. Mi dai ancora più 15. La devo muovere per forza? La bussola. No, perché la dovrei muovere? Non la voglio muovere, la voglio così. Ah, ok. Tecnologia. Stendardo. Oppure bambù indurito. No, facciamo bambù indurito per 4 turni. E lui abbiamo sempre stratega, volere dei draghi. Ah, qui possiamo aumentare le cose con la carovana. Non l'avevo vista sta cosa. Ah, qui ho preso assalto, ma potevo prendere pure queste. Vabbè. E volere dei draghi, disciplina più 4. Prendiamo disciplina più 4, vai.
Porta dei serpenti, level up. Via, un turno. Ah, tre turni. Ah, domanda esterna. Avevi mai giocato in passato i vecchi giochi Paradox, tipo Air Survival 3 o 2, Robo Universalis 3 o 2, Crusader Kings 2? Se sì, quali nello specifico? Ho giocato solo a Crusader Kings 2, ci ho giocato parecchio. E secondo me è un gioco bellissimo. Imboscata. No, risoluzione automatica. E secondo me è un titolo bellissimo. E ti dirò di più. Se vi piace il, diciamo, quell'ambiente di Crusader Kings 3, secondo me il 2 provatelo. Perché c'ha un sacco di DLC, quindi è totalmente supportato da, diciamo, un gioco completo a 360 gradi, forse anche troppo completo. Ma è, secondo me merita un sacco. Allora, se vado qui... Mi è crashato, raga. Lo riapriamo. Siamo al turno 14. No, forse no. Forse riprende. Anche di questo si lamentava la community, me compreso. Mi è crashato. Lo riapriamo. Che comunque il titolo ogni tanto crasha. Poco male, lo riapriamo subito. Ci metteremo un botto a caricarlo. Ma fare un secondo esercito? Eh sì, effettivamente ci sta. Anche perché ho 45.000 monetine, ce l'avevo, quindi effettivamente un secondo esercito potrebbe essere buono. Ma volevo pure fare un PvP, raga, perché c'ho sta scimmia che devo giocare a PvP. E solo che non conosco le unità, quindi... Infatti piano piano mi sto facendo le campagne un po' con tutti. Ora ho iniziato Slaanesh e mi sta piacendo un sacco pure la campagna. E il caos indiviso. E adesso abbiamo giocato Katai. Quindi piano piano penso che una trentina di turni con tutti me li faccio. Mi fai entrare. Ok. E, campagne 13, vai. Perché ecco, mi manca Kislev per esempio. Poi tra l'altro di content creator non è che ho visto tantissimo. Ho visto giusto qualche spezzone qua e là. Ma non me lo volevo spoilerare. Quindi io ho visto poco e niente. Ora voglio dire, c'era magari qualche streamer più che altro su Twitch che porta un po' di PvP. Per aggiornarmi un po' sul meta. Potrei giochi strategici multiplayer, ad esempio i 4. Oddio, sì, in realtà sì. Il problema, sai qual è? Il tempo. Mo ti spiego. Io, diciamo che attualmente streamo 3 giorni a settimana. Però già l'ho ridotto di uno. Perché mi manca proprio il tempo. A volte non riesco a registrare. Quindi ho difficoltà a fare i video. Quindi potrei avere difficoltà a fare un multiplayer. Quello un po' mi dispiace. Quindi mi piacerebbe molto. Magari durante le feste ci proverò. Corruzione, armonia più tre Yang. Armonia più tre Yang. Aspettate, lei che c'aveva? Ying o Yang? Che cavolo eri? Mi ricordo più. Me lo dovresti dire. Armonia 3 in, quindi mi serve Yang. E Reclutor Lord. Yang. Burocrate o Fervido Inquisitore? Oppure abbiamo un magistrato, pure lui. Burocrate. Quindi, ma questo si sballa tutto. Ovviamente si sballa tutto. Tanto te metti qua. E reclutiamo. Allora, ci abbiamo qualcosa anche in globale. Ma solo due, ma sei schifezza. Allora, quello più economico è la lancia. Quindi tre lance me le faccio. E due spade. Bravo. Ok, quindi dicevo, può chiederebbe capitare la sera che magari non riesco a streamare. Poi considera che il weekend molto raramente sto a casa. Quindi esco venerdì dopo da lavoro e torno domenica sera. Quindi pure lì diventa difficile fare a molti il weekend. Pomeriggio non ce l'ho mai disponibile perché lavoro. Magari ogni tanto stacco alle 6:30, una volta mi è capitato di staccare alle 7:30. Quindi non è proprio... Non c'è armonia, lo Yang sta aumentando. E mo sistemiamo, non ti preoccupare. Si vuole un accordo commerciale.
Allora, andiamo a tutte le diplomazie. Vediamo un po' se c'è un nostro fan. I nomadi. Vediamo se i nomadi sono dei nostri fan. Pare di sì. Hanno accettato, vai. Abbiamo guadagnato altri 1000 dindi. Ok. Allora. Sì, più che altro credo che mi servirà una truppa da mettere qui. Cioè, da mandare nelle desolazioni del caos a pulire ste eserciti qua. Secondo me, più avanti. Perché il fatto che ci posso uscire mi fa pensare che posso comunque... Allora, io non lo faccio più quel tasto. Quindi vado qui e il tasto non lo premo più. Lo premo dopo. Se no magari mi rigrascia. Ah, guarda, sono anche degli ogre. Che brutti che siete. Punti abilità non assegnati sul padrone della carovana. Costo dell'evento scorciatoio della carovana. No, i costi me ne frega niente. Vendita valore locale. Capacità di trasporto. Dai, ma mettiamo sta capacità di trasporto. Ora, abbiamo tutti i level up, quindi tu vai al 3. Tu vai al punto superiore e ci abbiamo un nuovo edificio. Questo punto, questo nuovo edificio. Questo al 4. Non c'ho cavalleria. Non c'ho proprio cavalli. Quindi qui devo metterci cavalli. Qua ci devo mettere cavalli e qua ci devo mettere un'altra cosa. Ma i cavalli mi servono. Qua mi dà un alchimista. No, forse mettere questo per la bustola da guerra. Qua siamo ancora con controllo. Crescita non ce l'abbiamo, vero? Mannaggia, no. Ho appena visto la partita di Yotobi contro Gat ed era fantastica. Ho visto che c'era quell'evento tra Yotobi e Gatto. Andrew e Legge Italica, se non sbaglio. Non era... non è male. Che hanno fatto? Una battaglia singola? Come l'hanno strutturata? Non l'ho vista, non ho seguito. Ero smanioso di giocare. I venti del dolore. Beh, comunque inizia ad arrivare il caos. Mi sembra abbastanza prepotente. Vai. Allora, altri due archi li prendiamo. Io rifarei il reclutamento di prima. Stavolta ci abbiamo pure loro, però. Prendiamo loro. Due turni. 1, 2, 3, 4. Ok, lo facciamo così. Allora, tu ti sei spostato qui, quindi prendiamo altare dell'alchimia. Ok, vittoria decisiva. Oh, amatore di talento, accesso al potere, ascesa al potere, ok. Ok, Yang. Andiamoci a prendere subito ricrescita. Poi chiudiamo. Allora, qui butta giù questo edificio. E passiamo. Hanno iniziato imparando dalle basi. Yotobi ha imparato da Andrew e Gatto con il clan. Poi hanno fatto alcune partite Yotobi con Gatto. Ah, Yotobi contro Gatto. Gli due con Yotobi e Andrew contro Gatto e il clan. Ah, che carino. Chi ha vinto poi? Gatto ha dominato, va detto. Aspetta, Gatto stava con il clan. Ah, vabbè, stava con la Clan Legion, quindi ci sta. Poi non so chi stava con la Clan Legion, ma ci stanno, mi pare. Oddio, Samurai Warrior mi pare che è abbastanza forte su Total War. Non mi ricordo se lui ranka PvP. Però non è male. Mi ricordo che era forte Samurai Warrior. Allora, a me serve in... quindi inale il contenuto. Ok. E quindi adesso riportiamo tutto di là. Quindi abbiamo 6 punti sugli eventi con lo yin. E dobbiamo portare un po' di yang con tecnologie ed edifici. Quindi qua
Bisogna i fasci. Portiamo a quello che effettivamente è quello che stava prima, però vorrei portare questa. Ce la facciamo in un turno? No, non ce la facciamo. Sì, sì, lo so che Samurai Addicted sono il clan, ma non mi ricordo se Samurai gioca PvP su Warhammer. Mi sembra di sì. Mi sembra che Samurai gioca PvP su Warhammer, però potrei dire una stupidaggine. Questo mi dà soltanto il logoramento. Però soltanto qua. Quindi, insomma, non è proprio il massimo questo range. Quindi mettiamo questo. Allora, qui possiamo reclutare i cavalli. Ma mettiamo sempre cresta e crescita. Introiti generati, controllo. Ma mettiamo controllo. Level up sulla città e via. Scorri barba di pietra. Che cosa vuoi? Un accordo commerciale. Ma certo che lo firmiamo. Sì, Samurello più di Warhammer. Sì, mi ricordavo che era forte. Prendi il barile di spezie o riintegra. Ma penso. Ma riintegriamo, dai. Ricordo che Samurello era bravo. C'era un periodo che quando rankavo pure io su Warhammer 2, tempo addietro, che feci la top 100 con i Silvani e il Chaos. Giocavo, ero una bruttissima persona. Giocavo PvP, Chaos e tiravo proprio dritto con i... oddio, non mi ricordo. Come si chiamano quelli di Korn? Ah, mi sfugge il nome. Vabbè, comunque era una build dove tiravo proprio dritto, dritto, dritto. E giocavi Silvani, giocavo tre guardia via con tante cosine brutte. Allora, ero veramente una bruttissima persona. Allora, qua iniziamo a fare un po' di baballucci perché ci potrebbero servire. Siamo senza cavalleria. Quindi tiriamo su qualche cavalluccio. E allora, poi ci serve uno Yang. Quindi andiamo a ricercare uno Yang. Armatura di Giada ci sta. O rito di Yang. Rito di Yang. Rito di Yang. Non hai spostato il Lord. Beh, lo so che non l'ho spostato. Lo spostiamo subito. E quanti siete? Un botto. 2, 4, 6, 8, 10, 12 più 16. Tutta unità di tier alto. Tutta unità di tier alto. Dobbiamo fare dei cambi qua. Non posso giocare a sti arcieri caccolosi. Diamogli un calcio. Allora, devo un attimo ragionare su... Allora, perché il gran cannone potrebbe essere utile. Fatemi vedere un attimo. Intanto leggo un secondo la chat. Un'idea per il multiplayer di Earth of Iron 4 sarebbe speciale 5.000 iscritti. Ci sta. I sanguinari, bravissima, bravissima, i sanguinari. Giocavo il... Oh, mo' i nomi, ragazzi, vi giuro. Tra l'altro gioco pure a Warhammer, gioco da tavola. Mi sfuggono proprio i nomi del caos. Giocavo il piccione e con la magia del metallo. Buffavo tutti quanti i sanguinari. Ci giocavo, mi pare, 5, ne giocavo. E li buffavo con difesa e attacco. E poi flancavo con i carri. E niente, era GG. Non c'era storia. Mentre con i Silvani caitavo con i guardia via e con i cavalieri sulle radure. Là veramente prendevo i paggi insulti dagli avversari. Vabbè, ma c'è sta, mi meritavo. E allora, tu sei forte contro assediante, resistenza, potenza di tiro con danni penetranti. Ci potrebbe stare un cannoncino. Altrimenti, questo ragazzaccio che fa? Tiratori della gru con scudo, proiettili penetranti. Rompi scudi, ci sta. Questo ci sta. Costi un botto, però ci stai. Perché comunque loro c'hanno scudi contro le armature, mi togli la possibilità di bloccare a distanza meno 24 e c'hai danni penetranti. Portata a 275, quindi sei gigante. Sì, facciamo loro. Non ho spostato il Lord, adesso lo spostiamo.
Anzi, prima facciamo un reclutamento. Ce li portiamo anche qua. Vai. Comunque sì, per i 5.000 faccio qualcosa. Sicuro un giveaway. Sicuro. Ma forse lo faccio pure prima, se mi gira. Volevo farne uno a Natale, poi non so perché non l'ho fatto. E probabilmente lo farò a Pasqua. E spero insomma a Pasqua arrivare a 5.000, ma la vedo difficile. Anche se in 2 mesi ne ho fatti 1.000, quindi ci potrei quasi arrivare a 5.000. E poi sì, sicuramente una multi la faccio. Ha venduto le proprie merci, quindi la possiamo rimandare adesso. Mi dà questo pendaglio, esplosione del vento. Carino. Questo è carino contro le unità corazzate per spostarle. Allora, rientrati, ma non posso rullare niente. Quindi per ora e di ritorno alla capitale, ok. Qua possiamo fare un level up, lo facciamo. Archi no, mi manca fanteria. Ok. E padrone della carovana, adesso facciamo lei. Capacità di trasporto. Sempre per la carovana. Potenziamo l'edificio, altare dell'alchimia e mettiamola più in alto. Quanto ci manca? Un turno. Vai. Vorrei poi reclutare anche qualche mago, perché pacco di magia. Solo che degli scudi, cioè degli archi mi servono. Se devo fare queste conquiste, mi serve un arco più forte. Brama carne, fazione distrutta. Va bene. The Majestic Defender. I will make my father proud. I am no slave. Ready to defend. Città delle scimmie. Vai. Proviamo sta follia. Sconfitta di misura. C'è un sacco di truppe, troppe truppe. Continuiamo la serie. Dovremmo aspettare 10 turni, però lo faremo. Mi manca una truppa, però intanto portiamola qui, che voglio iniziare a pulire sta roba. Ovviamente reclutare. Ah no, posso, è vero, posso. Portiamoci un cannone. Mi voglio portare un cannone perché non so se questi mi portano unità grandi. Allora meglio essere tranquilli e avere un cannone dalla nostra. Che contro le unità grandi è abbastanza efficace. Che cosa vuoi tu? Patto di non aggressione, sì. Ok. Potenziamo le nostre strutture. E ci manca uno Young in questo momento. Lo faremo poi con le tecnologie. A meno che qua non c'è qualcosa di interessante, ma non credo. Possiamo fare un alchimista. Controllo, ma non... Controllo è al massimo, quindi non è molto importante qui il controllo. Posta di guardia serve a poco. Questo non penso servirà mai. Possiamo fare un alchimista, vediamo com'è. Allora abbiamo fatto? Ah, le 10 o 20. Pagamento e alleanza difensiva. Ma facciamola, tanto comunque siamo tutti alleati qua, quindi l'idea è di poi provarli a prendere con una confederazione, ma tocca vedere se ci riusciamo. Standard di Feng Shui, immune alla psicologia. Tecnologia ricercata. Oh, armonia equilibrata, perfetto. Allora, andiamo a pulire questi qua, se riusciamo. Ok, vittoria decisiva, vai. Iniziamoli a pulire. E disciplina. Fazione distrutta.
Grande bastione invasore distrutto. Ah, ok, quindi abbiamo abbassato sta roba forse. E perdiamo 67 uomini a turno. Questi siamo sulle distese. Qua chi ci sta? Lo vediamo? No, non lo vediamo. Intanto facciamo un level up della struttura. Almeno. E allora, siccome qua siamo in armonia, io farei lei, corruzione meno 1. Punti abilità non assegnati, soffio del drago, tracciatore. Ci dovrebbe essere qualcosa. Tanto ci vendiamo tracciatore. Allora, il logoramento non è male. Non mi ricordo se mettendoli immune a gran parte dei logoramenti. Per ora passo. Coordinamento militare. Prego. Che fa? Costruisce una... costruisce un avamposto in questo esitamento. Ciò permette di ricordare le unità del tuo alleato tra quelle elencate utilizzando fedeltà, oltre a fornire unità aggiuntive alla guarnigione dell'insediamento. Costruiamo un avamposto. Boh, vediamo che fa. Non l'ho mai fatto. Ah, qua posso fare gli accordi rapidi, carino. Patto di non aggressione. Ok, ah, carino, carino. Pagamenti 2000, vuoi? No, no, vabbè. E accordo commerciale. Ah, qua mi fai vedere le chance dell'accordo. Bilancia, 5000. Proponi, va bene. Lo facciamo. Vediamo un po' che altro lo possiamo fare con quest'altro clan. Bilancia? No, 10000 assolutamente no. Potenziamento dell'edificio disponibile. E a questo punto iniziamo a fare un po' di merci. Vai. Poi io che ne sappia non ho mai visto live italiani di 2v4 multiplayer, quindi un po' di interesse c'è. Ma perché comunque il multiplayer potrebbe non piacere molto in realtà. Non è così. Non è così bello come pensate, mettiamola così. Oh, a proposito, buonasera, io seguo il religioso silenzio. Ciao, ma potevi salutare. Potevi salutare, sei sempre il benvenuto, lo sai. Grande Ottodessia riuscite a attirare più sostenitori dalla sua parte. Per il momento la corte di ghiaccio deve riconoscere la superiorità dell'ortodossia. Oh, non mi interessa da tutt'altra parte. Il tuo avamposto, una volta posseduto dai realisti celesti, è stato perduto, visto che l'insediamento ha cambiato proprietario. E vabbè. Cambia la direzione della bussola 4 volte. Vediamo un po' sta bussola che ci può fare. Scorte difensive. Corruzione. Controllo. L'ira dell'impero d'oramento esterno applicato all'esercito del grande bastione. Facciamolo un po', va? Ah, mo questo sale. E mi dà più 0. Ah, ho capito, ho capito. Cambio la bussola, quindi questo scende e questo sale. E se la cambio ogni volta praticamente riuscirò ad avere un mix di roba. Chiaro, chiaro. Allora voglio vedere se mi metto qua in modalità accampamento. Ho il lavoramento? No, non ce l'ho. Oh, io una grocca a questo gliela do. Io ci provo, dai, io. Sconfitta onorevole, ma che c'hai? Sconfitta onorevole. Simmerdoni, sconfitta onorevole. Beh, ci può stare effettivamente. Io lo circondo, vediamo che succede. Ma secondo me prendo tanti di quegli schiaffi, raga. Ah, tra l'altro mi dà il... mi dà il logoramento. Quanto perdo? 108. Ma è un botto. Ricostruiamo stava un posto. Riproviamoci. Allora, la carovana non la posso ancora mandare. No, qua ci devo andare con Lord Leggendario o con truppe di Tieralto. Se devo uscire qua. Cosa vuoi?
pace. No. Ma sicuramente lui mi attacca. E io me ne tiro. No, no, no. Mi tirata. No, non lo possiamo fare. Non lo possiamo fare. Errore reclutato astromante. Meno male. L'abbiamo terminata. Ok. Quindi abbiamo saggi astromanti. Va bene. Considera confederazione. Ok, ammette una federazione. Annetti qualcuno della mia confederazione. Io lo vorrei fare, ma... andiamo a vedere un po'. Qui. Tu meno 16 non vuoi. Tu? Meno 10. Dichiarare guerra e terminare gli accordi con questa fazione. No, no, minaccia, no. Ma come va? Mica che dovrei minacciare. Lui ovviamente sarà l'ultimo che prendiamo, essendo un lord leggendario. Prendiamo questi nomadi. No, niente, gli unici sono quelli sopra. E possiamo fare un altro potenziamento qua, ma lasciamo stare perché i miei introiti iniziano a essere decisamente bassi. Lasciamo stare il controllo e aumentiamo le entrate dal commercio. Qui ci abbiamo introiti generati. Qui ci abbiamo crescita. Vorrei fare un altro punto e poi cambiare queste strutture. Qui ci abbiamo crescita. Quanto mi manca? Vittoria pirrica. Perché inizia a prendere danno? Perché inizia a prendere danno così? Perdite medio. Risoluzione automatica. Non ho capito perché ha iniziato a perdere danno. Forse hanno cambiato anche il lavoramento. Occupa e basta, senza saccheggiare. Ci sono anche degli Skaven da queste parti. Allora, qui stiamo in armonia. No, non siamo più in armonia. Quindi questo lo buttiamo giù. Ci abbiamo in, ok. Oh, abbiamo sbloccato il 12, quindi abbiamo laurea di maestosità. Ne la prendiamo perché è una maledizione d'aria che ci dà difesa corpo a corpo meno 9. E poi possiamo iniziare questo percorso. Però prima di iniziarlo, mi prendo ricrescita. Che mi dà ripristina i punti salute dei combattenti. Quindi praticamente tra la ricrescita e l'altro potenziamento che ho preso, ce la dovremo fare. Allora, lei lo mettiamo al posto di questo... talismano. Attacco corpo a corpo. Fauci no. L'armatura di mercurio no. E te ti prendi un'arma. Ti prendi un oggetto. E ti prendi l'armatura di mercurio. Ma per fare live sei disponibile il sabato? Dipende. Dipende, perché il sabato spesso non sono a casa. Quindi è abbastanza... è abbastanza particolare. Mettiamo gli stendardi e le bandiere a lei, così ci buffa un po' le truppe. Capacità di movimento... mettiamo il logoramento che ce l'ha. Ce l'ha lui, lo togliamo. Anche l'anziano lo togliamo, mettiamo a lei. Ok. Questo lo portiamo qui. E buttiamo un arco. Intanto abbiamo tanta roba. Ok. Questo lo lasciamo così e passiamo. E possiamo mandare un'altra carovana. Quindi la mandiamo. Tanto la potenziamo al massimo. 5.000. Qua no, 8.000, però abbiamo un sacco di eventi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Temeraria, ma... vai. Ok. E stiamo andando avanti con il kataio, piano piano lo sto imparando. E vediamo un po', non è proprio facilissimo, però piano piano ci sto prendendo confidenza. Banda da guerra è ritornata all'interno di una provincia con controllo. Ah, disciplina meno 15. Brutto. Brutto.
Allora, per unificare questa roba mi serve Tanzu, dove ci sono Skaven, sicuro. E questa torre qua. Quanti accampamenti c'hai? 3 insediamenti. Ok. Qua ci serve... Ah, siamo in armonia. Possiamo prendere degli introiti e produzione di spezie e 20 sacchi. Aspettate, fatemi vedere la struttura. Qual è? La grande ambasciata. Fedeltà ottenuta più 50%, introiti più 300. Rapporti più 10, introiti derivanti dal commercio più 10. Ok. Allora, visto che adesso siamo in armonia, proviamo a fare una confederazione. Ciao a tutti, bella per Lion. Senti, ma non si potrebbe intensificare un po' CK3? Magari anche qualche bella live ciccione. È difficile seguire la serie così, è troppo frammentata. Che in che senso è troppo frammentata? Per ora qui mi vorrei fermare. Questo però lo vorrei provare a prendere. Quindi facciamo una bella corsetta fino a qua. E poi ci andiamo a prendere quest'altro. Tu non sei stato spostato, va bene. E tu non ti potenzio. E proviamo a fare una confederazione adesso. Sempre meno 17. Meno 17. 0,94. No. Se ti provo a fare una donazione, ti faccio un, offro un pagamento moderato. Un'alleanza difensiva. For the dragon. Sempre meno 17. Magari il prossimo turno andrà meglio. Qui abbiamo un avamposto. Ah, mi manca un turno. Va bene. Ciao creatore, buonanotte. Ah, qualcosa posso reclutare delle unità. No, adesso sto un attimo sotto i soldi, quindi andiamo avanti, vai. Ciao, buonanotte ragazzi, buonanotte. Ma tanto penso a... tra 10 minuti e un quarto d'ora chiudo la live anch'io. E distrugge dei popolani? No, combattiamo. E rintegriamo le vittime. Un alleato inizia a costruire un avamposto. Un alleato ha iniziato a costruire un avamposto nel mio insediamento. Ok, le mie unità si uniranno alla guarnigione. Il tomo si risveglia. Il tomo del destino mi chiama, preannunciando un modo per eludere il maestro ed entrare nel regno del caos. Il dio morente tornerà a ruggire. Dobbiamo prepararci. Riunisci un esercito in grado di resistere agli orrori che ci attendono. Allora, un po' per l'andamento. Ciao Emilio, benvenuto. Un po' per l'andamento della partita, un po' per la rarità delle uscite. Ti dà voglia di recuperarla da finita. È difficile tenere il filo. Però in realtà, scusami se ti faccio una domanda un po' così. Da quant'è che mi segui su, sul canale? Perché considera che io ho sempre tenuto questo ritmo di pubblicazioni. Quindi, pensiamo questo col mantenimento. Cioè, sono d'accordo con quello che dici. Anzi, ti ringrazio anche del suggerimento, perché comunque sono sempre ben accetti. Però vorrei capire meglio quello che dici. Quindi anche se magari mi dici da quanto mi segui, mi provo a rendere conto, diciamo, di quello che stai dicendo. Potremmo farlo. Armonia più uno. Perché non c'è niente che aumenta delle entrate al momento. Armatura, costo delle azioni degli eroi. Questo sarebbe da prendere. Prendiamo lui. For the defense effort. Ah, ma lei non l'avevo poi... non l'avevo reintegrata. Boh, mi pare che t'avevo messo... t'avevo reintegrato. Guarda, spostati di qua a questo punto. E il level up lo facciamo su 3000. No, facciamolo... scusate, lo facciamo alla capitale. Facciamolo alla capitale.
Perché qua un turno e lo possiamo fare anche di qua. Questo va bene. Punti abilità sulla carovana. Mettiamo valore di vendita più 10%. Avamposto disponibile. Ah, questi sono tutti gli avamposti che posso costruire. Alle porte. No. Fine del turno. Le loro richieste. Dove sta questo clan? Accettiamo. Accettiamo perché mi serve la sua approvazione. Solo vorrei capire dove sta questo Maelstrom. Mantieni il percorso attuale e segui la via più breve. No, ma chiami il percorso attuale. Costruttore, costo di costruzione meno 3%, entrate derivanti da tutti gli edifici della provincia locale più 3%. Ok, abbiamo la minaccia in aumento. Solo che io non vedo nessuna truppa qui, vedo solo questi. Niente, non ci abbiamo nessuno che si vuole unire. 124, 95, 73. Proviamo un po' così. Meno 18, niente. Andiamo a prendere quest'altro. Sono Skaven. Clan Eshin. Che c'è di Clan Eshin? Che ci fanno qua? Che ci fate qua voi? Non capisco cosa ci fa il Kaneshin qua giù, ma va bene. Questo è carino. L'unica nota che sento di fare, ma ripeto, massima per te, Lion, è che sia sul tutor Leone di Stellari sei cominciato bene e poi ho dovuto rivedere qualche punto due volte. Ma quale stai parlando? Quello vecchio, 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 vecchio? Il tutor di Stellaris? L'avamposto via, non lo voglio costruire. Fine del turno. Poche settimane, mi sto divorando la serie francese e qualche molti. Comunque è per Sima che chiedo, mi sono affezionato a Spoleto, vorrei vederne di più. Nessuna. No, no, ma guarda, io sono molto aperto a tutti i tipi di suggerimenti. Le critiche sono, cioè, almeno questo è il mio punto di vista. In tutte le cose le critiche sono quello che ti permette di crescere, no? Se io ti dico, oh bravo, sei bravo, tu non cresci. Se invece ti critico costruttivamente, uno può crescere. Il tuo è un feedback di una persona che segue il canale, quindi è un feedback che per me è importante. È importante perché, cioè, se mi dai un tuo parere, evidentemente è una cosa che hai riscontrato. Allora, io ti dico che ho sempre tenuto il canale in questo modo, cioè, magari a settimana uscivano 2-3 episodi di una serie, difficilmente ne uscivano di più. Inoltre, quest'ultimo periodo, sono stato molto concentrato con il lavoro, ti dico la verità, quindi la programmazione vado molto a braccio. Però sono d'accordo con te, hai ragione. Il mio obiettivo sarebbe fare un giorno un episodio, un giorno un'altra serie e poi riprendere. Ne so, immagina, lunedì Crusader Kings, martedì Hearts of Iron, mercoledì Warhammer, giovedì Crusader Kings. Cioè questa sarebbe la mia logica, in modo tale che ogni 3 giorni c'è un episodio. E non riesco, cioè non mi piace fare come fa Andrew, anche perché abbiamo due modi di programmare. Mo' ti prendo Andrew perché aspetta che faccio sta cosa. Carico, no, prendiamo queste. Lui si registra tutta la serie prima e che ne so, magari si spara 10 episodi in un giorno, si registra e poi li pubblica. Io non ho, cioè io faccio, non dico quotidianamente, ma poco ci manca. Quindi non è propriamente facile. Almeno per il mio modo di tenere il canale, quello che chiedi, però cercherò di tenerne conto comunque perché non è una cosa stupida quella che hai detto. Hai assolutamente ragione. E dovrei essere più costante su alcuni video e diciamo cavalcare l'hype.
Il penultimo, quindi quello di Nemesis, quello là 3.0, mi pare si chiama Stellaris Nemesis Tutorial 3.0, quello può essere? Stai guardando? Tesoreria, aggiungi un'unità di cacciatori? No, già ho preso delle unità prima, quindi no. Io ti devo solo ringraziare perché grazie al tutorial di CK3 se ora lo gioco. Non ho PC e l'edizione console in uscita mi ha spinto sui grand strategy. Se mi sono convinto anche grazie a te, ma ti ringrazio molto. Guarda, l'obiettivo del canale è quello di far crescere comunque la community, quindi sono contento di esserci riuscito. Allora, il nostro esercito è quasi pronto, quindi direi che se mi avvicino qui e mi metto al 50 prima della 3 era 2.3, 2 punto. Che era però, mi sa, era quello Nemesis. Può essere, sai, io pure c'ho un altro brutto vizio che è quello di parlare veloce, sfortunatamente. Quindi ci sta che magari certe cose te le perdi perché io sono una macchinetta. C'hai ragione. Allora, level up sulla nostra capitale lo facciamo. Qui che possiamo fare? Potenziamo le spezie. E a questo punto c'ho 12.000. C'ho 12.000. Io a una porta del drago farei un avamposto. Qui sono in miglioramento, va bene. Allora, tu mi consigli Stellaris visto che è su un console ma non è per me. Io ti consiglio. Allora, diciamo dipende che periodo storico ti piace. Diciamo, Stellaris è totalmente diverso da CK. Quindi, in realtà, non te lo consiglio se non ti piace lo spazio. Certo, se ti piace lo spazio, allora sì. Però ti deve piacere, cioè. Ci sono giocatori a cui lo spazio non piace e di conseguenza non piace neanche Stellaris. In realtà clicchi veloce. Anche quello è vero, hai ragione, a volte sono una macchinetta. Sai che certe cose, e questo è un mio errore, a volte le do per scontate, cioè, che ne so la puntata numero 8 e magari una cosa l'ho fatta vedere alla puntata numero 3, o magari la sto portando in contemporanea in un gameplay perché potrebbe essere che la stessa meccanica l'ho spiegata in uno stesso episodio, lo stesso giorno, e quindi vado veloce. Questa non è una giustificazione, perché comunque sto facendo un tutorial, quindi dovrei andare più piano, anche con i click. Però c'hai ragione, è vero, ogni tanto mi succede. E prendiamo questi sussidi che mi dà il mantenimento ridotto per un po' di unità. E vorrei migliorare un po' l'economia, che 2681 a turno mi piacciono. Ma se t'attacco, che succede? Sei gigante, però. Però io c'ho una vittoria decisiva. E rintegriamo perché ho bisogno di avere truppe. C'è un altro attacco. E faccio un trucchetto. Ma mi stanno attaccando la porta del drago. Andiamo alla porta del drago. Lord of Ying e Yang. Brava. Allora, forza dello Yang. Si innesca quando lanci un incantesimo, un potenziamento ad aria che aumenta i danni dell'arma e quelli penetranti. Oppure scudo di Giada, resistenza ai danni. È bella questa. Muro di vento e fuoco, danni al secondo, un vento. Oppure modalità terreno di pietra. Morale, mole più 100. Cazzo è la mole? Difesa esperta contro le cariche. Ah, ok, mi sarà la nuova meccanica contro le cariche della cavalleria. Allora, sicuramente mettiamo la forza, perché il potenziamento ci sta, visto che mi sembra che questa è abbastanza rapida come magia. E scudo di Giada anche. E questo ragazzaccio invece gli mettiamo convergenza armonica, che è quella che abbiamo trovato anche prima, che ci dà il potenziamento sulle unità. Un'esplosione del vento che distrugge i ranghi ci sta. Ma Massimo è lo stesso. No, ma questo lo so, ragazzi.
Tra i grandi strategi non c'è molta scelta su console. Tu mi consigli in passato Stellaris, ma il porting non mi sembra un granché, mi passa la mano. Confido molto in CK3. Beh, diciamo che se non ti piace la strategia stellare, Stellaris non fa al caso tuo, ovviamente. Dichiariamo guerra a sto ragazzaccio. Però scusami, tu non c'hai PC, ma non c'hai nemmeno un portatilino? Vittoria di misura, vai. Allora, controllo. Tratto rimosso. Ok, abbiamo tolto lo scetticismo degli Skaven. Via. Ora, siamo in armonia ancora. Qui addestriamo truppe. No. Allora, qui alziamo questo che mi dà degli introiti. E qua vorrei fare, allora. Qui facciamo Yang, scusate, e di là facciamo Ying. Miao Ying, ok. Allora, fuoco sostenuto, riduzione di ricarica per unità da tiro. Buona questa. Portata per unità da tiro. Difesa corpo a corpo e resistenza, signore delle tempeste. Ricarica per gli incantesimi del sapere. Ci può stare, ma io sto tanto in area. Coste di costruzione, no, è armonioso. Rapporti più 20, armonioso. Rapporti più 20, il prossimo turno dovrei fare una confederazione, in teoria. Passiamo. CK3 più rilassante e pieno di gossip, vero? Assolutamente sì. Comunque se c'hai un portatilino puoi giocare tranquillamente a CK2, te lo reggio, eh. Molto amichevoli, va bene. Ok, qua hanno fatto una guerra, un battaglia ci sta. Ragazzi, qualcuno mi spiega perché posso giocare solo con impostazione grafica settata a 1020x720? Non ho proprio possibilità di cambiare settaggio quando il PC soddisfa i requisiti consigliati. Allora, la risposta che ti ho di cuore è perché la Creative Assembly mi ha fatto un po'... cioè, un porting, ha fatto dei settaggi di merda. La risposta che ti do, invece, da persona educata, è che tante persone hanno problemi, me compreso, presente. C'ho problemi con le impostazioni grafiche di Warhammer. Quindi ci sta che tu abbia questo tipo di problema. Prova a scrivere su Steam, nella sezione di hub della comunità, e vedi se altre persone hanno il tuo stesso problema e se sono riuscito a risolverlo. E comunque tutti speriamo in una patch a breve. Di questi periodi, acquisire un PC fisso o portatile che sia è diventato un po' problematico per i prezzi delle schede video. Sì, lo so, io infatti voglio fare un upgrade sul PC, ma stanno a staccare la testa. La serie tutorial la potresti aggiornare con Court. Ci ho pensato. È veramente una risorsa di livello assoluto. Li ho visti tutti i tutorial sul tubo. Andrew lo adoro, ma il tuo è l'unico veramente valido. Ti ringrazio molto. Niente portatile, allora devi aspettare il porting su PS. Su console, ma non so dove lo giochi. Però, insomma, dovrebbe arrivare in tempi brevi, da quanto ho capito. E sì, dovrei portarlo su CK. Guarda, a me serve un weekend dove io mi dedico al canale. Solo che sono 3 weekend che io non sto a casa, quindi non riesco a dedicarmi tantissimo al canale. Sono riuscito a fare quella tier list di Ass of Iron, e di più non sono riuscito a fare. Però sì, sicuramente arriverà un tutorial su Royal Court. Allora ragazzi, abbiamo fatto le 11:10. Io direi facciamo un altro turno. Voglio vedere se posso fare la confederazione. Questo proprio no. Meno 16. Beh, 2 punti li abbiamo presi. Però non sto in armonia. Sto in armonia, sì. Ok, sto in armonia. E ci facciamo l'ultimo turno e poi ci salutiamo e chiudiamo la live. Allora. Che possiamo fare qui? Ma non ci abbiamo grandi cose in realtà. Crescita. No, voglio i dindi. Voglio i dindi, vai. E ora dobbiamo andare qui alla città delle scimmie, però qua che ci sta questo porto.
Guarda quanto stai giù. Ah, però sei te. No, no, no. Questa lasciamola perdere. Questa lasciamola perdere. Non so se la vorrei quasi riportare a casa. E chi so, questi sono goblin? Questi sono orchi, chi so? È stupido. Scimpo. Affidabilità molto alta, grado di forza 9. Che non riesco a fare... Non riesco a fare sta cavolo di confederazione. E allora qui il tuo l'hai finito. L'unica sarebbe... Sarebbe fare la guerra a questo. Per unificare. E poi provare a fare una pace. Tu chi sei? Possiamo potenziare un edificio. Allora, qui siamo con velocità di reintegro delle vittime. Minaccia del grande bastione, vai. Mettiamo un po' di potenziamento edificio. Quale no? Fine turno, vai. Allora, questo è il nostro ultimo turno, ragazzi. E arriviamo con... insomma, risolviamo le ultime cose. Partecipa alla guerra contro... Custodi di Giada. No. Questo non lo posso fare. Ah, cioè manca fare la posta, c'è un video. E godiamocelo, non lo sapevo. Un rantolo di morte riecheggia per le dimensioni. La sua energia arcana lacera il piano mortale, aprendo brecce e disseminando nel mondo portali. Ciao Ugo, buonasera. Sei arrivato tardi, se sei arrivato ora, perché tra... praticamente sto chiudendo la live in questo momento. Allora, risolvo la carovana perché se no non posso salvare, prendiamoci delle alabarde. E... Il tomo del destino, allora, il tomo del destino sa ogni cosa. Sono la nostra opportunità per raggiungere il regno del caos. Ogni portale che si apre lo farà in entrambe le direzioni. Quindi attraverso le venditore per entrare nel regno del caos saremo trasportati negli angoli remoti di questo mondo. Dovremo assicurarci di chiudere gli altri portali. Ah, ce l'ho qui a casa. Venditore a Cinch. Porca miseria, che figata. Ma che figata, dove mi porta? Me lo fai vedere? No. Vabbè, niente ragazzi, devo chiudere la live perché sennò qua vado avanti e non finisco più. Allora, io vi ringrazio comunque per essere stati con me, per avermi seguito e accompagnato in questa nuova avventura su Warhammer. E vi ringrazio anche per i feedback, sempre molto utili, ne terrò sicuramente conto. E io vi ringrazio e vi auguro una buona notte. Noi ci vediamo lunedì con Hearts of Iron 4. Quindi terminiamo la campagna con la Romania. E, o con l'Italia, adesso vediamo chi giochiamo. E probabilmente poi ci rivediamo giovedì, sempre con Warhammer. Vi saluto, buonanotte a tutti. Ciao ragazzi.